Bentornati sul canale, sono Fani ed è veramente tanto tanto tempo che non pubblico video, quindi probabilmente molti di voi sarà la prima volta che mi vedono e sono capitati qui per interessamento all'oggetto che c'è alla mia destra. Per invece per i fedelissimi che mi seguono da tanto, vi ringrazio per essere tornati a vedere i miei video. Magari anche loro sono interessati a questo, probabilmente, non lo so. Parliamo della nuova Ender 3 di Creality, adesso ve la faccio vedere nel dettaglio, bene bene bene, e la proviamo, la testiamo e vediamo un po' se vale la pena avere un oggetto del genere in laboratorio o no. Chi lo sa? Allora, ragazzi, scusatemi per l'audio, ma ho perso il microfono e mi devo decidere a comprarne uno nuovo, quindi spero che si capisca quello che dico. Vi do giusto qualche informazione al volo così. Tanto, diciamo che questo video è più per chi è un entry level della stampa 3D piuttosto che un appassionato. Perché? Perché questa stampantina qui è la prima cosa che sentite in giro quando si parla di questo settore e stavolta però si sono molto evoluti rispetto alle versioni che si vedevano già anche solo un anno fa, perché la stampa 3D fa dei passi da gigante secondo me ultimamente. Comunque diciamo che mi rivolgo principalmente a uno che si sta approcciando alla stampa 3D, non vuole spendere 1.000 euro per una bambù perché vuole capire un pochino come funziona, quindi si orienta diciamo su un oggetto del genere, no? Fatta questa brevissima premessa, vi dirò appunto perché la voglio recensire, perché la voglio provare, per farvi vedere o capire se uno che non è esperto di stampa 3D, può avere un oggetto del genere e può essere l'ideale, perché io stesso non sono tutto sto grande esperto, posseggo un'altra stampante 3D, ma non è che ci lavoro da tanti anni, e quindi vi posso dire se è adatta a uno che si approccia per la prima volta. Quindi giusto due info al volo: piatto da 220x220, altezza di stampa 250 mm. Quindi può sembrare grande, può sembrare piccolo, secondo me per il 90% dei progetti che farete all'inizio va benissimo, perché le cose che si fanno all'inizio sono stupidate, sono oggetti, sono oggettistiche, o io parlo nel settore maker, il classico adattatore dell'aspirapolvere dal DeWalt alla levigatrice o quelle cose lì, eccetera eccetera. Quindi per iniziare è perfetta. La struttura, come vedete, è aperta, ma Creality la garantisce per funzionare con qualsiasi tipo di filamento, qualsiasi, o comunque i più comuni classici, quindi come il PLA, il PETG. L'installazione è veramente semplice, quindi non sto qui neanche a farvela vedere, vi faccio vedere giusto qualche fotogramma, qualche frame mentre l'ho montata, ma non è niente di eccezionale, quindi non c'è proprio bisogno che sto qui a spiegarvi. Se proprio non siete sicuri, comunque c'è il manuale di istruzioni incluso nella scatola e c'è anche un video dedicato su YouTube dove andare a vedere il passo passo il montaggio. Lo trovate nel manuale, proprio c'è il link diretto a quel video lì, quindi se proprio non riuscite a montarla potete andare a vedere il video. Comunque vi dico già che tutta questa parte qui è già preassemblata, le parti complicate sono preassemblate, il piatto così. L'unica cosa che dovete fare è montare la struttura e collegare il cablaggio e l'LCD, quindi veramente semplice. Incluso dentro troverete una bobinetta di PLA, questa qui che io ho già testato con la classica barchetta. L'ho rimosso, adesso ho messo una delle mie perché volevo testare questo braccio qui, e in più trovate anche una scatola con gli accessori diciamo indispensabili, quindi troncasino per il PLA, un anellino, una punta per la pulizia della testina, qualche brugola e qualche set per sempre per la pulizia, per smontare l'ugello, lo tender, quelle cose lì. Qual è la cosa bella di questa stampante? È che, a parte che vi arriva già con un sacco di programmi preinstallati, quindi potete, anche se non avete mai usato Fusion o non avete mai usato programmi di grafica né niente, potete già iniziare a giocare caricando i programmi che sono già preinstallati. Altre cose che potete trovare qui è ad esempio una chiavetta USB inclusa, dove ci sono altri progetti, altri programmi da poter utilizzare qui col suo codice, quindi la chiavetta viene riconosciuta dalla macchina e potete caricare quello che volete. E un altro metodo per comunicare con la macchina è tramite il server di Creality. Quella lì è una cosa veramente spettacolare, perché soprattutto nel mio campo, che io ho messo qua il wifi, ma ho casa a due piani più su, non posso certo portarmi giù il computer tutte le volte. Lei si collega al wifi e tramite internet riuscite a comunicare con la stampante. Quindi siete in casa o siete in giro, volete stampare una cosa che vi viene in mente, o l'avete disegnata o scaricata così,
invece che andare lì, prendere la chiavetta, inserire la chiavetta, carica il programma, vieni qua, carica, tramite il server di Creality potete inviare direttamente il file alla stampante, decidere se inviarlo in stampa direttamente oppure inviarglielo in memoria e poi stamparlo in un secondo momento. Questa secondo me è una cosa spettacolare, se ci pensate è utilissima, caricare i propri progetti sul cloud e poi inviargliela alla stampante. È una cosa veramente che io uso già con l'altra stampante e è spettacolare. Adesso io vi faccio vedere proprio brevemente come si carica la bobina e ho qui questo, facciamo qualche prova, mandiamo in stampa magari qualcosa che sia pronto e poi faremo qualche altro test un po' più approfondito. Se è la prima volta che usate la stampante, vi faccio vedere proprio al volo come si inserisce la bobina. Vedete che io la metto col filamento dal basso, qui c'è un piccolo sostegno che aiuta quando la bobina tira a non svolgersi troppo. Lo inserite qua dentro, che qui è praticamente il sensore che sente se la bobina di filamento è finita. Lo inserite in questo tubicino che avete premontato voi, questo vi arriva staccato, dovete montarvelo voi. A questo punto siete in questa situazione. Allora, siete qui, la cosa da fare è prendere il tronchesino e tagliare PLA o quello che è a 45 gradi, così. Qui troverete un lucchettino, andate su aperto e inserite il filamento finché riuscite, senza sforzare troppo. Una volta che è puntato appena appena, chiudete, tornate su qui e andate in impostazioni, estrusione, ritrazione e cliccate su estrusione. Lui fa il suo riscaldamento, si sta scaldando da solo. Quando arriverà a 220 gradi farà una sorta di espurgo e farà uscire il PLA. Quando vedete che il filamento inizia a scorrere, magari all'inizio dovete aiutarlo appena appena a scendere, ma quando sentite che lo tira, basta, non dovete fare altro, ma questo, la cannuccia, andate ad agganciarla nel suo O-ring. Ok, adesso lo sta girando, vedete che si sta avvicinando da solo, vedete che inizia a scendere il filea. Prima c'avevo sotto il bianco, vedete che sta facendo lo spurgo e adesso sta uscendo il grigio. Ferma, la macchina dirà che il processo è completato e voi potete iniziare a stampare. Ovviamente togliete il vostro pezzettino. Allora, questo è un file che trovate già pronto nella stampante, serve a testare un pochino gli angoli, vedete lo sbalzo del filamento, perché qui è scavato, quindi anche qui quando andate a sbalzo, diciamo, quindi quando il filamento deve uscire a 45 gradi, come si comporta? Quindi si è comportato abbastanza bene, dai, non è niente, niente, niente male. Le lettere le fa bene, bene, bene. Questo è il piatto, ovviamente, è quella parte che mi piace sempre di più. La parte superiore è quella un pochino più, diciamo, schifosina, però non è niente male per essere un filamento da 4 soldi, non è niente male. Adesso proviamo a cambiare il filamento. Allora, ho fatto un po' di test, come vedete questo è uno che ho fatto col PLA rosso, che era quello che c'è preimpostato lì. Questo è un accessorio che mi serve per la piscina in PETG e questo è quello che ho stampato adesso. Qui adesso tiro via questo che sarebbe stata una scritta, vediamo se è venuta fuori. Ho fatto questo layer qua, questo pattern, e questo è il risultato. Allora, ho fatto un'altra stampa, come vedete è interrotta perché è finito il filamento, quindi la bellezza di questa macchina è che se si accorge che il filamento finisce, grazie a questo sensore, la stampa si interrompe, potete cambiare la bobina e farla partire nuovamente. Vedete qui c'è il filamento in sospeso, anche dall'app mi è arrivata la notifica che il filamento era finito, quindi io posso tranquillamente cambiarlo e lui riparte dove si è interrotto, senza problemi.
la stampante ha finito, come vedete ha stampato questo ed è venuto perfetto, nonostante il cambio di filamento, a parte questi che sono un pochino di schifezzine che ha lasciato, ma potrebbe essere qualsiasi cosa, però per il resto è venuto veramente spettacolare, quindi direi che stampa veramente veramente bene. Questi sono i supporti, questi devo rimuovere, ma stampa veramente bene. Ok ragazzi, è passata qualche settimana da quando ho ricevuto la stampante, ho avuto modo di provarla e avendo già in casa una K1 sempre Creality ho avuto modo di fare un piccolo confronto tra le due macchine e direi che siamo alle conclusioni. Allora, prima cosa, era un po' scettico sul discorso che sia una macchina comunque aperta e non con enclosure, ero un po' quindi scettico su quello, ma devo dire che non mi ha dato nessun problema. Forse magari su certi materiali particolari sarebbe meglio avere l'enclosure, però ritorno sul discorso iniziale che è una stampante entry level, quindi quando si parte con una tecnologia nuova si inizia con materiali base, quindi PLA, PETG, non andate a stampare cose strane. Un'altra differenza importante che ho notato è il movimento degli assi, appunto. Io faccio l'esempio con la K1, che è un livello un pochino più alto, ha il piatto che si muove solo sull'asse Z, unicamente sull'asse Z, quindi da quando inizia a stampare scende piano piano, e la testina, la testa di stampa, che si muove su due assi, sull'asse X e sull'asse Y. Sulla Ender 3 il piatto fa anche il movimento, fa solo unicamente il movimento Y, quindi avanti e indietro, mentre la testa di stampa si muove sull'asse X e sull'asse Z. Cos'è il problema che potrebbe capitare? Che il pezzo si stacca, che questo movimento su e giù continuo, veloce, il pezzo potrebbe tendere a staccarsi. Questa cosa mi succedeva con la prima stampante che ho avuto, che il pezzo si staccava appunto per questo movimento del piatto, perché aveva gli stessi movimenti degli assi, ma con questa non mi è capitato, quindi io pensavo che ci fosse un problema del genere, ma questo non è accaduto, quindi è evidente che non ha nessun problema questa cosa qua. E forse va un pochino ad ingombrare appunto il movimento del piatto, va un po' ad ingombrare il retro e l'avanti della macchina, quindi dovete lasciare un pochino più di spazio, quindi non potete attaccarla a un muro, dovete lasciarla un pochino più separata, quello magari un po' aumenta un pochino l'ingombro. Una cosa invece che proprio non mi è piaciuta è il modo in cui viene caricato il filamento, perché la posizione in cui l'ha messa io non riesco proprio a capirlo, perché l'ha messa lì in su, cioè sull'altra Ender 3, sul livello quello base, la bobina è in alto, qui l'hanno messa di fianco, il filamento fa un movimento strano, soprattutto quando la testina scende e sale. E anche qui sotto, perché lei quando sale a questo livello la bobina tira, poi torna giù e il filamento l'ho trovato così e non è una bella cosa, questa cosa qua non mi piace molto. Quella cosa lì non mi piace per niente come l'hanno fatta, cioè non ha senso. Credo che si possa magari stampare un supporto in modo diverso e posizionarlo in un altro modo, perché così proprio non mi piace, cioè non è che non mi piace, secondo me non funziona bene. Detto ciò, veniamo alla domanda fatidica: la consiglierei? Sì, e non lo dico sì perché devo dire che sì, perché Creality non mi sponsorizza, non sono sponsorizzato da Creality, non devo parlarne bene. Semplicemente io ho avuto occasione di provare una stampante base da 150 euro e dopo un mese ho voluto cambiarla e sono già passato a un altro livello. Questo qui è un livello che non è proprio il base, ma è un punto di inizio dove parti da zero, ma dopo un mese che sei già salito non vuoi subito cambiare stampante, ma sei già con quella lì che va bene per un po'. Cioè non è una roba che compri e dopo un mese che hai iniziato a avere un po' di confidenza, riesci a capirla un pochino, capisci che puoi spingerti oltre, vuoi cambiarla, ma non è nemmeno una macchina da 5, 6, 700 euro e dici cacchio, per una spesa iniziale rimani un po' così. Questa macchina qui siamo sulle 300 euro all'incirca, poi se riesco a ottenere dei coupon sconto per farvi risparmiare qualcosina, vi metterò qui sotto nel video, comunque sul mio Telegram, e ve lo dirò anche su Instagram. Quindi diciamo che il rapporto qualità-prezzo assolutamente eccezionale. Quindi io ho fatto un po' di test col PLA e col PETG, questi sono appunto, ve l'ho già fatto vedere anche su Instagram, ha lavorato abbastanza bene, qui c'è stato qualche difetto sullo sbalzo, sul lavorare a sbalzo, ma quello è normalissimo, non credo che possa non farlo, però per il resto si è comportata veramente bene. Anche appunto quando ho fatto questa, la finitura del lavoro è stata veramente eccezionale, non si vedono quasi layer, quasi non si vedono, un pochino sì ovviamente, però devo dire che non è niente male.
soprattutto anche col PETG ho stampato un po' di supportini così e ha lavorato molto molto bene. Per chi si vuole approcciare alla stampa 3D è la spesa minima, secondo me. Al di sotto non dico che sono ciofeche, però sono giocattoli. E dopo un mese che ce l'avete volete cambiarlo, lo dico io. Questo è già un buon inizio. Quindi direi che per adesso non c'è altro da dire. Se volete aggiornamenti, volete saperne in futuro, man mano che lo utilizzo, se troverò qualcos'altro da dire, oltre a quello che ho trovato in queste settimane, mi seguite su Instagram e lì, tra le altre cose, tra le varie storie, aggiorno un po' su tutto quello che succede qua dentro. Quindi aggiorno intanto su questa, come aggiornerò su questa qui e su altre cose. Quindi se volete saperne di più, mi seguite lì e vedete un po' come va. Se invece volete già acquistarla, cosa che io, ripeto, vi consiglierei di fare se siete interessati alla stampa 3D, qui sotto trovate il link e trovate anche il coupon sconto, che se non è valido vi invito allora ad andare a cercarlo su Telegram, oppure scrivermi direttamente il messaggio su Instagram e vedo di trovarvi un coupon sconto, se per caso non dovesse essere più valido quello che avete trovato sotto il video. Vi ricordo che questo video è in collaborazione con Jack Buying, che mi ha fornito la stampante, non mi ha costretto a parlarne bene. Ripeto, io vi ho dato le mie impressioni da neofita della stampa 3D. Andate a farvi un giro su Jack Buying, è un catalogo veramente esagerato e la roba arriva in una settimana generalmente. Quando c'è un magazzino europeo la roba in una settimana la consegnano, quindi meglio di così direi che si muore. E molti prezzi sono veramente veramente concorrenziali, veramente veramente bassi. Comunque non vi dimenticate di iscrivervi anche al canale, cliccare piuttosto qui sotto il tasto iscriviti se volete spuntare la campanella per essere aggiornati quando pubblico un nuovo video, liberissimi di farlo, così tra 6 mesi quando farò un altro video verrete aggiornati. E niente, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Mi raccomando gli aggiornamenti su Instagram.